ancora di più perché le aziende ti informano e in fin dei conti vorrebbero che i sindacati fossero un po' come dire, quelli che parlano ai lavoratori, trovando sistemi di accordo, giustificando l'azienda, e poi parole varie, ve la dico proprio così, giustificando le varie manovre, i vari progetti dell'azienda. Ora, Careggi negli ultimi 5 anni è stata completamente rivoluzionata. Se si pensa che reparti interi come la reumatologia, la gastroenterologia, la pneumologia, la tossicologia, la psicologia e la psichiatria, poi che altro c'è? La cardiologia, l'UTIC, la terapia intensiva geriatrica, sono tutti reparti che sono spariti da Careggi, completamente. Diciamo che sono stati accorpati, queste sono le parole che usa l'azienda nel giustificare le loro manovre, che sono solo di tagli, posti letto, accorpati con altri reparti, la reumatologia, l'oculistica, l'otorinolaringoiatria, scusatemi, non mi vengono le parole stasera, sono state accorpate con l'ortopedia, cioè, incredibile. È incredibile cosa sono portati a fare gli infermieri, perché non esiste l'infermiere tuttologo. Gli infermieri si sono specializzati negli anni, no? A seconda anche del loro interesse, ma anche a seconda del reparto di destinazione dove erano. Ora si ritrovano a lavorare in reparti dove c'è di tutto lì dentro. Loro la chiamano intensità di cura, non è intensità di cura, sono solo tagli post letto, tagli sul personale e accorpamenti delle varie patologie. Questo sia dalla parte anche medica, eh? Anche i medici sono veramente in crisi perché vengono chiamati, il reparto di pneumologia che poteva avere una ventina di posti letto, ora 4 posti letto in un altro reparto. Quindi tutti quei medici che erano nella pneumologia fanno soltanto un lavoro ambulatoriale. Vengono poi chiamati per le consulenze a giro per Careggi. Quindi immaginatevi voi la confusione che si crea intorno al paziente. Il paziente non ha più un punto di riferimento né come reparto di specializzazione né come medico, perché dopo l'intervento, ora Careggi dà anche delle buone risposte, sinceramente, ma sull'urgenza. Si occupa dell'urgenza. Dopo l'urgenza il paziente entra in una spirale di controlli ambulatoriali dove ogni qualvolta incontro un medico diverso. Quindi va via il rapporto paziente-medico, va via il rapporto paziente-infermiere perché l'ospedalizzazione è talmente diminuita, massimo 2 o 3 giorni, poi l'utenza viene dirottata verso le RSA, verso altri centri, no? Quindi nessuno più conosce chi ha di fronte. Quindi, quando si parla di salute, che il concetto di salute a livello di Organizzazione Mondiale della Salute è definito proprio come mentale, come fisico e come ambientale, sociale, ecco, questo rapporto è completamente annientato. Ora, noi cittadini, noi lavoratori e utenti e cittadini, perché siamo tutto, in fin dei conti una domandina bisognerebbe farcela, cioè la salute è merce e il cittadino è il consumatore, oppure invece che continuare a delegare ad altri si comincia un attimino a partecipare a tutte le varie iniziative perché noi rivogliamo il nostro servizio sanitario pubblico. Perché questo servizio sanitario pubblico, in fin dei conti, oltre che essere stato diviso in 2 percorsi, perché c'è quello che ancora è rimasto di pubblico, ma tanto è passato al privato. Careggi non fa più esami esterni, soltanto esami interni. Quindi tutto ciò che prima il cittadino era abituato a fare dentro Careggi come tipologia di esami, ora gli tocca rivolgersi tranquillamente alle varie Humanitas, Misericordie, tutti quei centri che sono convenzionati, ma questo qui fino a quanto potrà durare? Perché se entrano meno soldi nel pubblico, poi come convenzioni il privato. Quindi si sta veramente creando un percorso pericoloso,
un percorso pericoloso che noi lavoratori non riusciamo a fermarlo, perché in fin dei conti siamo nella situazione che è veramente mortificante, perché da una parte ti senti complice di un sistema produttivo, perché non conosci più chi tocchi. Noi tocchiamo pazienti, corpi delle persone, però non li conosciamo più. Se qualcuno ci dice chi è Mario Rossi, ci tocca andare sul computer a vedere a che letto è, perché non ce lo ricordiamo più. E questa è una tragedia, perché quando uno entra in ospedale ha bisogno sì della parte medica, ma ha bisogno del rapporto, di sentirsi in un ambiente sicuro. E quando vedi i soliti operatori che fanno 12 ore e 50 al giorno, quando vedi operatori che fanno doppie notti, e li vedi con visi stravolti, si cerca di sorridere, si cerca di essere gentili lo stesso, di essere vicino al paziente, ma non ce la facciamo, perché proprio fisicamente non ce la facciamo. E poi è cambiata anche la tipologia: prima le notti erano esclusivamente di sorveglianza, ora almeno Careggi lavora 24 ore su 24, fa diagnostica anche la notte, quindi un paziente entra dentro l'ospedale, entra in una lavatrice, perché gli viene fatto non so quanti esami nell'arco di 24 ore, 48 ore, e poi viene buttato fuori dall'ospedale. Io uso proprio la parola buttato fuori, perché è questa la parola da usare. Dopo